quest'anno i pasticceri campani erano una quantità enorme a Milano anche, perché la Campania, avendo una grandissima tradizione pasticcera, è riuscita a impadronirsi anche del segreto del lievito madre, che un segreto che nasce nelle pasticcerie e nei forni di Milano molti e molti secoli fa. E oggi ci sono, accanto al panettone tradizionale, che non dobbiamo mai dimenticarci, che è quello che ha dato origine a tutta la moltitudine di dolci che sono qui oggi, accanto al panettone tradizionale ci sono panettoni che hanno gli ingredienti di tutti i territori presenti, e qui naturalmente c'è molta Campania, ma c'è anche Umbria, c'è anche Valle d'Aosta, c'è anche Lombardia naturalmente, insomma ci sono diverse regioni che portano il loro contributo in termini di ingredienti e di creatività a questa ricetta, che è una ricetta straordinariamente fertile, perché può dare origine a un'infinità di variazioni, oltre ad essere essa stessa un grande dolce, uno dei più grandi dolci italiani. Noi presentiamo questo prodotto nuovo, che è il creme amarena. Noi abbiamo una tradizione in Campania con l'abbinamento creme amarena, quindi solitamente è un abbinamento che si fa sul cornetto, su tantissimi prodotti. Noi l'abbiamo portato sul panettone e ne è uscito fuori un risultato eccellente. Questa è una lavorazione classica a lievitazione naturale, quindi 36 ore di lievitazione, arricchito con amarene semicandite e farcito di crema pasticcera al cioccolato. Il panettone sta crescendo sempre di più, il consumatore apprezza il prodotto di qualità, il prodotto fatto con materie prime del territorio, locali. Il panettone tradizionale è un panettone che facciamo ormai da 40 anni e che diverse volte ha avuto un riconoscimento come prime panettone d'Italia. Come novità abbiamo il fichi con farina franta, che è quello di quest'anno, e poi presentiamo alcuni panettoni salati tipo il panettone al tartufo, il panettone alle olive e altre tipologie di panettoni prevalentemente legate al territorio, in quanto sono cioccolato con crema di lampone, che è ovviamente un frutto prevalentemente valtostano, e marroni con crema di marroni, che sono le nostre due punte legate al territorio, insieme al panciucco, che è una pasta lievitata molto semplice con dentro dell'uvetta e poi viene bagnata con vino passito moscato. Vari gusti dei panettoni: abbiamo il classico milanese con uvetta e canditi all'interno, di cui siamo stati vincitori lo scorso anno a Ripanettone a Milano. Poi abbiamo il Pandoro, abbiamo il cuore di Sorrento con i limoni di Amalfi, i limoni di Amalfi semicanditi da noi all'interno. Poi abbiamo il cuore di limoncello con la crema limoncello all'interno. Abbiamo il pan Vesus, che è un panettone ispirato alla forma del Vesuvio. All'interno ci sono le albicocche semicandite da noi e le noci caramellate. Poi abbiamo il cuore di cioccolato con la crema al cioccolato all'interno. Abbiamo il cuore di pistacchio con la crema pistacchio all'interno, e all'esterno si presenta con una glassa al crema di pistacchio. Poi abbiamo il cuore di bosco con i frutti di bosco all'interno semicanditi da noi, all'esterno si presenta con una glassa al cioccolato bianco e dei riccioli di cioccolato rosa. È il terzo anno che siamo presenti qui e con Vende City adesso stiamo presentando un prodotto che non è più lombardo, ma possiamo chiamarlo che è un dolce italiano, con delle bellissime espressioni campane anche nel sud. Come delegazione ci teniamo ad abbinare vini del territorio, in questo momento saranno vini del Sannio, con una rivisitazione molto interessante anche abbinando una birra napoletana. Una birra napoletana che verrà abbinata al panettone salato, con raffatto in una sala di degustazione, con un laboratorio sensoriale, e che magari invito a partecipare perché è molto interessante, guidata dal nostro delegato dell'Associazione Italiana Sommelier Tommaso Luongo, e con l'accompagnamento sensoriale dell'abbinamento degli spumanti con il panettone. È alle ore 18 oggi e alle ore 17 domani, giorno 2 dicembre, ed è il biglietto d'ingresso è 5 euro. Che significa un pan euro, e verrà una grande disponibilità ed è molto interessante, invito tutti a partecipare.